tempo, soltanto un versetto tratto dal libro del profeta Malachia. Capitolo 2. Leggeremo insieme il versetto 17, faremo poche, spero, edificanti riflessioni, dopo le quali chineremo il capo e continueremo a cercare la faccia del Signore. Fratelli, ci conviene cercare la faccia di Dio questa sera, perché Dio è tra noi. Malachia, capitolo 2, il versetto 17. Gloria a Dio la gloria. Voi stancate l'Eterno con le vostre parole, eppure dite: in che modo lo stanchiamo? In questo che dite: chiunque fa il male è gradito all'Eterno, il quale si compiace di lui. O quando dite: dov'è l'Iddio di giustizia? Fin qui la lettura della parola del Signore. Il profeta Malachia è una delle ultime voci profetiche dell'Antico Testamento e credo una delle più forti, una delle più potenti, perché si ritrova ad annunciare il messaggio di Dio ad un popolo che non voleva più aspettare le promesse messianiche, che era stanco di aspettare l'adempimento delle profezie di Isaia, di Geremia e dei profeti che hanno preceduto Malachia. Quindi si ritrova a profetizzare ad un popolo stanco, spento, che non crede più nell'imminente incarnazione del Figlio di Dio. Pensate che Malachia è appunto una delle ultime voci profetiche dopo le quali per 400 anni il Signore rimarrà in silenzio. E il profeta si ritrova a parlare ad un popolo che non crede più nelle promesse del Signore. Tuttavia in Malachia leggiamo che il profeta non si stanca a gridare con voce piena a quanti temono il Signore e dice loro: ma ecco, il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e quelli che agiscono con malvagità saranno falciati come stoppia, ma per voi che temete l'Eterno si alzerà il sole della giustizia e sotto le sue ali troveremo guarigione. Il profeta continua ancora a dire: voi vedrete che ci sarà ancora una differenza fra quelli che servono il Signore e fra quelli che non servono il Signore. E noi vogliamo dare gloria a Dio per il messaggio di Malachia, che nonostante si ritrova a profetizzare ad un popolo che non vuole più saperne di Dio, lui continua a richiamarlo perché questo popolo ritorni al Signore. E questa sera Dio richiama me e voi a ritornare al Signore. In questo versetto il profeta rimprovera il popolo di Dio utilizzando un termine particolare sul quale ci vogliamo soffermare. Voi, dice il profeta, voi stancate il Signore, voi lo stancate con le vostre parole quando dite, eppure dite: in che modo lo stanchiamo? Voi stancate l'Eterno con le vostre parole, eppure dite: in che modo lo stanchiamo? Ma si può far stancare Dio? E la prima domanda che dovremmo chiederci questa sera è: ma Dio si stanca? Bene, la Bibbia dice: non lo sai tu, non l'hai tu mai udito? Il Signore è Dio eterno, è creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica, gloria a Dio, e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. E altrove leggiamo: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Allora questa sera alla domanda: ma Dio si stanca? La risposta è: il nostro Dio non si stanca mai. E gloria a Dio, fratelli. In verità io voglio dare gloria al Signore perché Dio è in mezzo a noi e non si è stancato di benedirci, non si è stancato di parlare al nostro cuore, non si è stancato di farci del bene.
Non si è stancato di salvare a Prizzi, non si è stancato di battezzare con lo Spirito Santo, non si è stancato di rispondere ai giovani, alle richieste, alle necessità dei giovani, e gloria a Dio, non si è stancato anche di intromettersi nei culti, come ha fatto questa sera, per benedire la mia e la vostra vita. Gloria a Dio. Dio è in mezzo a noi, pieno di forza e di potenza. Tuttavia abbiamo letto qui: voi stancate il Signore, eppure dite in che modo lo stanchiamo. Bene, il profeta utilizza questo termine: voi stancate, voi sfinite, affaticate, tanto che Diodati dice: voi travagliate il Signore, eppure dite in che modo lo abbiamo travagliato. Una versione antica, la Martini, dice: voi avete recato affanno al Signore con le vostre parole, ma voi dite: in che gli abbiamo recato affanno? Allora, se Dio non si stanca, che cosa vuole dire il profeta con questo termine: voi stancate il Signore? Beh, è un linguaggio antropomorfico, è un linguaggio che il profeta usa per parlare al nostro cuore, per rendere applicabile all'uomo e più accessibile all'uomo il significato vero, che il nostro Dio si addolora, si rattrista quando io e voi offendiamo il suo nome. Il nostro Dio, fratelli e sorelle, si dispiace quando io e voi calpestiamo il nome del Signore. Tu, dirà il Signore, non hai comprato con denaro canna odorosa per me, e non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici, ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Signore, questa sera, nel nome di Gesù, lo vogliamo dire insieme: Signore, aiutaci a non stancare la tua persona. Dio si può stancare in questo senso, affannare, travagliare a causa dei miei e dei tuoi comportamenti, delle mie e delle tue parole che dispiacciono il Signore. Vi ricorderete quello che accadde in Genesi capitolo 38? Una cosa strana: in quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo, Adullam, chiamato Chira. Sentite, lì Giuda vide la figlia di un cananeo chiamato Sua, e la prese e si unì a lei. Lei concepì e partorì un figlio che chiamò Er. Poi concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan, e partorì ancora un figlio che chiamò Sela. Ora Giuda era a Gezib quando lei lo partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, sua moglie chiamata Tamar, ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: va dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie in quanto cognato, e origina una discendenza a tuo fratello. Onan, sapendo che quella discendenza non sarebbe stata sua, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare una discendenza al suo fratello. Sentite cosa leggiamo nella Bibbia: ciò che egli faceva dispiacque all'Eterno. Ad un certo punto Davide vuole fare il censimento del suo popolo, vuole sapere quanto grande è il suo popolo. Allora il suo capitano si presentò e disse: ma che motivo c'è di fare il censimento? Non siamo tutti servitori tuoi? No, voglio fare il censimento. Ma leggiamo nella Bibbia che al Signore dispiacque che Davide fece il censimento e li diede nelle mani dei suoi nemici. Signore, questa sera ti chiediamo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ti chiediamo insieme nel nome di Gesù, aiutaci a non stancare la tua persona. Voi stancate il Signore. Mi permettete, fratelli, tre cose e poi andiamo in preghiera. Dio si stanca, Dio è travagliato quando io e voi nella vita cristiana perdiamo l'efficacia e la potenza dello Spirito Santo, quando diventiamo una chiesa instabile, fredda, tiepida, incapace di lasciare il segno nella propria società. Il Signore si rattrista e si stanca di noi. Vi ricorderete quando quel padre portò suo figlio a Gesù e gli dirà: maestro, l'ho portato ai tuoi discepoli, ma non hanno potuto guarirlo.
Gesù guarderà i discepoli e dirà: oh gente di poca fede, fino a quando vi sopporterò? I discepoli stancavano il Signore perché non avevano l'efficacia, la capacità di scacciare i demoni nel nome del Signore. E io mi chiedo, fratelli, apprizzi, chissà che qualcuno questa sera, mentre noi celebriamo il nome del Signore, chissà se c'è qualche donna che sta piangendo e sta dicendo: Signore, io qui cerco qualcuno che mi aiuti, ma non c'è nessuno. Signore, come Chiesa, aiutaci a non perdere l'efficacia dello Spirito Santo, la capacità di discernere, di annunciare il Vangelo a quanti sono senza Dio e senza speranza. Voi stancate il Signore, noi stanchiamo Dio quando perdiamo l'efficacia e la potenza dello Spirito Santo. Quanti questa sera insieme a me vogliono chiedere a Dio: Signore, riempici di Spirito Santo. Signore, fammi essere una sorella, un fratello, un uomo, una donna incisivo nella mia società, che possa annunciare il Vangelo e lasciare il segno a quanti mi circondano. Non soltanto Dio si stanca quando la Chiesa perde l'efficienza. Se leggete il libro degli Atti degli Apostoli, fratelli e sorelle, appena si incontravano, appena pregavano, Dio guariva, battezzava con lo Spirito Santo, liberava i posseduti. Vi risulta dal libro degli Atti degli Apostoli? Ma perché dobbiamo soltanto ricordare le esperienze passate? L'esperienza di quella sorella, che quando mi raccontò la sua storia a 88 anni, io rimasi scioccato, accompagnò sua sorella al culto che si celebrava in casa, perché lei doveva andare a ballare. Ma mentre andava a ballare si sentì attratta ad entrare in questa casa di preghiera. Parliamo del 45. E mentre lei entrava si ritrovò, fratelli, in ginocchio con le mani alzate a glorificare Dio. Dio l'aveva salvata. E dopo un secondo lei mi raccontava che è stata battezzata con lo Spirito Santo. Dopo le spiegheranno che era stata salvata e battezzata con lo Spirito Santo. Questo può succedere ancora stasera se la Chiesa del Signore non perde l'incisività e la potenza di Dio. Signore, aiutaci a non stancarti, aiutaci invece ad essere graditi agli occhi tuoi. Amen. Dio si stanca quando perdiamo la potenza. Dio si stanca e non tollera quando io e voi perdiamo la fede. Spesso la nostra costante e debole fede si stanca nel Signore, viene meno. Vi ricorderete quando i discepoli, mentre attraversavano il mare, ci fu una grande tempesta, si alzarono, svegliarono Gesù dicendogli: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Gesù si alza, ma prima di sgridare il vento e di recare grande bonaccia, voglio ricordare a me e a voi che si stancò dei discepoli e disse: oh uomini di poca fede. Si era stancato della poca fede dei discepoli. Fratelli, questa sera io prego che Dio ci aumenti la fede per non stancare il Signore, ma perché Dio possa dire nella chiesa di Prizzi: ho cercato un fedele e l'ho trovato. Ho trovato una donna che riponesse in me la fiducia e l'ho trovata, perché noi ci fidiamo del Signore. Dio ci aiuta a non avere una fede instabile, ma Dio ci aiuta ad avere una fede stabile e duratura, perché Dio è degno della nostra fiducia. Dio si stanca, fratelli, quando sbagliamo le priorità. Se vi ricordate, nel libro di Ageo il profeta richiama il popolo e lo esorta dicendo: ma che state facendo? State rivestendo le vostre case piene di legno mentre la casa del Signore giace in rovina. Voi lavorate e mettete il guadagno in una borsa forata, seminate e non raccogliete niente. Piuttosto tornate al Signore, ponete mente alle vostre vie e ricostruite la casa di Dio. Quanti credono questa sera che se cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto ci sarà dato in abbondanza dal Signore? Spesso Dio si stanca perché sbagliamo le priorità, cerchiamo più le cose della vita che non Dio stesso. Questa sera vogliamo cercare anzitutto il Signore. Voi stancate il Signore, eppure dite in che cosa lo stanchiamo. Questa sera non vogliamo affaticare Dio, non vogliamo che il suo cuore sia travagliato. Piuttosto questa sera, spero vi sia il vostro amen, vogliamo piacere al Signore, gli vogliamo essere graditi.
Vogliamo essere accettati alla sua presenza. Allora che dite, fratelli? Vogliamo essere più incisivi? Vogliamo vivere un cristianesimo più autentico, più genuino? Vogliamo ritornare al Signore? Vogliamo la potenza e la pienezza dello Spirito Santo? Vogliamo continuare, fratelli e sorelle, ad avere fede in Dio, fede che sposta le montagne e che ci fa vedere la soluzione ancora prima che essa avvenga? Dio ci aiuti a stabilire le giuste priorità e vedremo insieme la gloria del Signore. Chiniamo il capo, preghiamo insieme. Gloria al Signore. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino, Dio si è forse stancato, fratelli e sorelle? Dio si è forse stancato? La Bibbia ci ricorda che Dio non si stanca mai. Tuttavia ci sono dei nostri comportamenti, ci sono dei nostri modi di fare, di pensare, di agire, di parlare, che rattristano il Signore, che lo stancano, che lo affliggono. Questa sera non siamo chiamati ad esaminare la sorella o il fratello, siamo chiamati ad esaminare noi stessi. Possiamo dirlo insieme questa sera, che ci sono delle cose in noi che stancano Dio. Che dite? Vogliamo essere liberati dal Signore? Vogliamo essere liberati dal Signore questa sera? Signore, aiutami ad essere ripieno di Spirito Santo. Signore, aiutaci a non perdere la fede. Signore, aiutaci a stabilire le giuste priorità. Perché soltanto così tu non ti stancherai di noi, ma sarai sempre propizio a benedire il tuo popolo. Ci alziamo tutti in piedi mentre adoriamo insieme il Signore con tutto il cuore. Gloria a Dio, diamo gloria al Signore. Se lo desideriamo, alziamo le mani al cielo, diamo gloria a Gesù, a colui che non si stanca di perdonare, a colui che non si stanca di benedire. Alleluia. Grazie Signore, benedetto il tuo nome Gesù, glorificato il tuo nome Signore, alleluia, alleluia, grazie Signore, perché questa sera non ti sei stancato di noi, ma ci sei venuto incontro ancora una volta. Alleluia, diamo gloria a Dio, adoriamolo insieme. Grazie Gesù. Alleluia, gloria al Signore. Gloria al Signore, gloria a Dio. Cantiamo insieme. Gloria a Dio. È il nostro desiderio stasera. Come un vento, alleluia, tuo soffierà. Grazie Signore. E lo Spirito verrà, su di noi si poserà. Gloria al Signore. E ripieni di potenza ci farà.
sarà. È come un vento che impetuoso soffierà, e lo Spirito verrà, su di noi si poserà, e ripieni di tua gloria a Dio ci farà. Signore, potenzia la Chiesa di Prinzi questa sera. Signore, ti ringraziamo in questa sera e veniamo a te con tutto il nostro cuore, Padre, e ti chiediamo insieme: dacci una doppia unzione di Spirito Santo, rivestici tutti quanti di potenza, Signore, perché vogliamo essere incisivi in questa società sviata e bisognosa di salvezza. Signore, questa sera in maniera particolare io spero che ognuno di noi possa avvertire il peso per la cittadina di Prizzi. Signore, ci sono persone che stanno soffrendo in questo istante, famiglie che hanno difficoltà, bisogni spirituali. Chi andrà, Signore? Vogliamo chiederti insieme: eccoci, manda noi, Signore. Facci essere una chiesa incisiva in questo paese, di buona testimonianza, di luce, perché vogliamo che i peccatori siano salvati. Ti preghiamo, Signore, aiutaci a non stancarti, piuttosto aiutaci, Signore, ad essere graditi agli occhi tuoi. Benedici ogni mio fratello, ogni mia sorella, ogni famiglia qui rappresentata. Aiutaci ad essere famiglie che tengano alta la bandiera della verità. Continua a benedire il fratello Nuccio e la sua famiglia, Signore. Il lavoro che svolge in Albania, benedicelo con la tua grazia. Rimani con noi, benedici anche l'offerta che stiamo per raccogliere. Veniamo a te nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.